E bene a tutti sti cazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono MattyKing30 e oggi siamo insieme al calabrese Redbox. Saluta. Non saluta. Non sa come salutare. E quindi ragazzi, oggi faremo la Vanilla One Block, la nuova serie che abbiamo cominciato ieri sera in live. Se volete andare a guardare la live. Allora, cosa consiste questa Vanilla? È una vanilla, ok, però sopra la montagna. Prendete One Block, non è che è proprio un blocco. Ecco, diciamo che così è la base di partenza. Poi dopo, per esempio, dobbiamo espanderci volta per volta come abbiamo fatto, tipo io e Fana qui. Dobbiamo espanderci, più vanno avanti gli episodi, più ci espandiamo, più case creiamo, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, prima cosa che faremo oggi, dovremo creare il mio bunker, perché sanno che Topo non ci gioca più. Devo creare il mio bunker, perché sotto casa prima c'era Topo. L'ho fatto segreto. Quindi ragazzi, adesso mi prendo tutti i miei blocchi che mi sono, diciamo, anche sia procurato sia ho rubato la Topo per costruire il nostro. Matti, non lo faccio segreto. Vabbè, Mendoli, ma salvo. Oh, ma perché devono entrare tutte adesso, porcaccia puttana? Se mi dà del tempo entro. Però avrò bisogno di uno slime, cioè di un. Aspetta, Matti, mi devi invitare. No, frate, puoi entrare da solo come. Ok, la prima cosa che c'è da fare, quindi, ragazzi, per creare il bunker è fare proprio questo: scavare. Ma non lo volevi segreto. No, non lo voglio segreto, voglio solamente un piano sotterraneo. Red, mi dai uno stick? E della pietra. Dove siete? Siamo. Dopo adesso ti dico le coordinate. Uno stick. No, aspetta, due stick. Dimmeli, dimmeli ora. E adesso te le scrivo, no? Perché devo fare ancora sta roba. Vabbè, comunque ti scrivo, allora. Ok, Red, ma Red, mi servivano due stick, però non ce l'ho due stick. No, non me l'hai dato, ce n'ho solo uno. Ecco. Oh, scusami, aspetta. Tutto un po' d'erba. No, è la pietra, voglio la pietra. Sono fottuto, porco Dio, è arrivata mia sorella animale, ma se vede, non mi inculiamo la inculiamo due ciottoli da Fana. Grazie mille Fana per i ciottoli, gentilissimo. Ma ce l'abbiamo io. Vabbè, rimpiazzali su casa di Fana. Ok, quindi sto dicendo, la prima cosa è scavare, ok, quindi andiamo, una scalina da qui. Poi rompiamo anche questi, i blocchi. E scaviamo mano a mano. Ecco, così, così. Blocchi anche questi, ma testa di mi chiamo t'ammazzo, vedi? No, quindi no, ora prendo altri blocchi, poi metti almeno uno spawn point per favore. Dopo ti posso sbagliato sì, dopo sì, ma prima che non ho messo lo spawn point no.
Ma ieri, ma come ieri, Matti, chi mi ha messo alla fine il time out? Non lo so, che lo salvo. No, o Mattia salvo. No, io no. C'è scritto secondo salvo. Me me l'ha messo Fana. No, c'era scritto salvo, ma ha fatto vedere nick sul registro attività. Dove siete? Di no, là. È qua. Se mi butto dici che muoio. Sì. Ma spero di sì. Coordinate. Ma te l'ho detto, 750, 780 tutti e due i numeri. Questo non mi sembra andando 700 comunque. Perfetto. Esotico. Certo, raga, pure voi vi mettete sopra le montagne di grave, lì come cazzo la facciamo? Quell'altra ha fatto un obbrobrio di casa, scusa un attimo, te lo devo poco dire. Io ho fatto un obbrobrio di casa? Hai fatto uno proprio gigantesco. Io, madonna, fra. Minchia, più bella quella di Fana. Ma ha fatto un cubo. Appunto. Non può essere definito. La bici, sono di là. Sono di là. Definito casa. Ecco, stanno di là, sì, li vedo. Ma scusate, ma quel portale lì enorme che nessuno lo va a scavare? Ma che portale, scusami. Ma lì a sinistra non lo vedi quel portale enorme? Adesso crafto un po' di fatti botole. La luta. No, prima devo mettermi nello spawn point. Perfetto, allora. Mister cazzo stai, mute. Due. Io sto vicino a uno smeraldo. Uno, due. Uno smeraldo. E dimmi dove vai che lo vengo a prendere. Su una montagna di gravel. Perfetto, terracotta bianca. Sto saltando. Mi spieghi dove sei tu? Sto da loro. Vabbè, nessuno prenderà questo smeraldo. Boh, io non ho fatto trovare un affano. Ma tu devi far trovare a Matti un affano. No, no, io Fana stava vicino, Fana mi ha aiutato, mi ha dato le carote e ho fatto trovare. Grazie. Stavo morendo di fame. Ma gli smeraldi di sto gioco fanno solo le 3-20 minuti, a parte per fare il beacon. Il beacon, il mending e qualcos'altro. Nel mending non. Cioè hanno fatto un nuovo aggiornamento che non puoi più prenderlo. Come vuoi piare allora il mending? Dimmi un po'. Non lo so, ti esce a culo sulle spade. Aspetta, questo qui sarà la zona regà magazzino. Un chat di tipo non ti può venire su. Sì, sì, ma su Java sì. Oh raga, devo dirvi che è molto bello. Fatemi vedere allora devo prendere un po' di carbone che non ce l'ho. Fammi vedere sto schifo del vulcan. Oh Mendo, le rotti coglioni, è bello. Dove sta? Ma dove minchia stai? Ah, ma è dentro casa tua. Grazie al cazzo, direi. E questo cubo strano. Ho toccato qualcosa che non avrei dovuto toccare. E comunque in una cesta ho visto 8 diamanti. Sì, lasciameli. No, sì? No. No, arrivo a mangiare, raga, mi traspo un po' e vado a mangiare. Vai, vai. Ok, comunque, ora. Devo andare a mangiare. Vai a mangiare, vai a mangiare, cazzo vuoi. Ok, mettiamolo così. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una roba veloce, dobbiamo fare... Beh, io ho un libro con indistruttibilità 3, 2. Bello, bello, esotico. Mi piace. Me lo terrò o per le vite. O per cioè split in perfetto 1 2 e poi adesso che cazzo faccio una casa per due, devo trovarla, devo vedere un po' come farlo. Oh, molto bello, sì, tanta roba. Non ho idee, perfetto, la farò stasera. Vado a scavare però non ho di sopra per prendere le fornaci. Raga, un po' del culo. Ma state in live? No, non siamo in live, stiamo facendo un video. Quindi quando posso. Vabbè, mi scusi. E quindi adesso qua dentro c'ho la zona fornaci. Perfetto. Ma dopo il video non è. Ma andate via dopo il video, sto morendo.
No, giochiamo un po' dopo, io mi metto a editare. Chi è che mi ha scritto? Ragazzi. Oh, realo pure salvo. Ecco, salvo. Salvini. Okay. Ma dove mi ingastavi tutto sto tempo? Nel pullman. Nel pullman, pure te cazzo, tutti col pullman. Mi pare che io mangio certi pappenzina, dimmi tu. Detto in calabrese Sultano. È ancora tutto più bello. Allora, Sultano SMC. Ma che Sultano? Di più sarà? So. Eccolo! Ma noi stiamo giù nel mondino del mondo. E io me ne vado su Sultano SMC. Facciamo sta regolazione così? Madonna. Andiamoci dopo tutti insieme. Riesco a decorare con niente. Cioè io allora, letteralmente... Ma senti risorse. Ok, allora. Quindi, che cazzo posso arredare adesso di più? Ecco, facciamo così, intanto sto coso così. Io farei una ciola gigantesca. Oh, stai zitta, donna. Ma che cosa sta detto, Carlo? Ecco, sentito. Ma te... Oh, figli di puttana, dove state? Circa 7, meno 758 e meno 757. Sì, vabbè, mi sa che il caso quel tavolino lo sposto perché qua c'è una fornace. No, ma così quella pure si quella pure si è andata per te. No, la la coppicico perfetto. Ma cali, non c'è più. Vuoi un cazzo state che mi sta a pigliare la glicemia. Glicemia, che cazzo c'entra adesso la glicemia, salvo? Avrà, a venire da voi mi stanno, mi si stanno facendo... Fammi parlare. Ok. Senza diritti. Oh, salvo. Cosa oggi mi incazzato, non mi fate incazzare che oggi sono incazzato. Ti passo se vede, fa te, porcaccia, se vede. Matti, ti cioè, se mi fanno cazzo gli parto un aereo scimmia che gli arrivi in 3 secondi. Si vede fra, tra sei tranquilli. Qua è meno 125,8. Minchia, la matematica sono troppo forte, 1 più 1 per 4. Salvo, è troppo forte. Eddy. Perfetto, mettiamo il letto incassato perché non c'è tanto spazio. Oh, fatemi qualcosa pure a me, Cristo Dio. Oh, salvo, mi devi andare a prendere i minerali se vuoi anche qualcosa anche tu, eh. Io ti ho già... Sì, incredo minerali, ma due mani, non te li abbatte, meglio, ma con un po' che mangiare, po'. Oh, e basta, non parla in arabo. Ma ti giuro che ho capito tutto. Visto. Salvo. Oh, proprio gli occhi mi ha fatto una cagata, papà. Allora, sala fornaci... Minchia, ma pure i salve che fa? Che te fa? Che ti figi? Che ti figi? Ma chi è questa? Attenzione, che c'è pure? Che cazzo hai detto? Questa è diventata depressa, mi è partita la pioggia, voglio. Bello. Bello. Perfetto, ragazzi. Direi che il bunker è finito. Se volete, nel prossimo episodio faremo un bunker ma più grande, quindi faremo un'espansione. Quindi ragazzi, da Mad King 30 è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!